Le molte persone che nei sincronismi della vita hanno avuto la fortuna di incontrarlo o di conoscerlo attraverso i libri, gli articoli di giornale o gli audio e video che lo riguardano, sono state letteralmente rapite, trasportate con la mente in quell'epoca lontana e vicina al contempo, il Novecento. Un secolo segnato dalle due guerre, la morte, la fame, la miseria, la disperazione, la sofferenza. Ma poi la vita, lucente risurrezione da ogni miseria umana, sposa del tempo, inarrestabile con esso. Ed improvviso dal nulla, lo spirito dell'uomo, intelligente, scava per un attimo nelle rovine della sua interiorità e ritrova valori, ambizioni, speranze, si rialza. Ritorna col pensiero a creare. Riaffiorano arte, cultura, musica, innovazione, tecnologia, benessere. E la vita scorre impetuosa, decennio per decennio, nei suoi cicli continui di morte, rinascita, di fine e inizio. E l'uomo con esso, così incessantemente impegnato nel conseguire, nell'edificare, si scorda della propria mortalità. Dimentica che un giorno lui stesso dovrà lasciare qui tutto. Impotente di fronte alla morte, si interroga allora sul senso di tutto questo, sul senso della vita. E l'angoscia e lo sconforto l'assalgono. L'oltre, il mondo dello spirito, è un luogo inaccessibile. Non si hanno certezze della sua esistenza. Nessuno ha mai portato indietro prove e risposte certe. Nessuno nel mondo del possibile. Nessuno nel possibile. Forse qualcuno. Un pioniere dell'impossibile. Dell'impossibile. Forse tutto allora tutto è possibile. Possibile. In una via frattante di Torino che dà sul Parco Valentino, una targa fissata ad un muro. È l'edificio di via Silvio Pellico 31 che dice: in questa casa visse dal 1930 Gustavo Adolfo Roll. 20 giugno 1903, 22 settembre 1994. L'uomo dell'impossibile e dell'incredibile. Una luce costante nella nostra vita. Il nostro viaggio inizia qui, alla scoperta di questo grande del Novecento, definito da molti l'uomo più straordinario di tutti i tempi. Un lume che ha camminato tra noi per 33.333 giorni, per poi abbandonare le sue spoglie mortali all'età di 91 anni. Lasciandoci in eredità un patrimonio inestimabile, le prove certe dell'esistenza di una vita dopo la vita e dello spirito intelligente, come lui lo definiva, che in alcuni momenti sublimi può agire, stravolgendo le leggi della fisica oggi conosciute. I prodigi e i miracoli in vita, oltre ai fatti straordinari che accadevano al quarto piano di questo edificio durante le meravigliose serate di esperimenti con amici e ospiti,
sono stati suddivisi e riassunti in 49 possibilità, di cui ne menzioniamo solo alcune. Materializzazione, smaterializzazione e trasformazione di oggetti, disegni, dipinti. Oggetti che prendono vita e si animano indipendenti, soggetti di quadri che cambiano o si muovono nel loro paesaggio. Letture del pensiero, interventi a distanza, guarigioni, anticipazioni scientifiche, materializzazione di scritti, lettura di libri a distanza. Gustavo Roll ha elargito in vita ogni sorta di bene possibile e ha manifestato ogni tipo di carisma, ogni dono spirituale ad oggi conosciuto. Questi accadimenti straordinari, già narrati in ogni epoca e facili da reperire indagando nella vita di santi, mistici e maestri, sono stati riportati fedelmente dalle persone che nei decenni lo hanno frequentato. Tra questi, luminari della scienza e della medicina, rinomati industriali, politici, capi di Stato, registi, uomini di spettacolo e facoltosi dottori nazionali ed esteri, persone ai vertici nei loro specifici settori. Sono centinaia i doni che il dottor Roll concedeva di tanto in tanto ai suoi ospiti. Tra questi, gli oggetti materializzati, spesso provenienti da epoche lontane, le pitture, ad esempio, dove gli spiriti intelligenti di artisti dipingevano, fra cui Ravier, Picasso, Chagall, su fogli intonsi, piegati e custoditi nelle tasche delle giacche degli ospiti o nei décolleté delle signore presenti durante le serate. Durante questi prodigi, Gustavo Roll non si muoveva dalla sedia. Non toccava né le carte, né i fogli, né gli altri oggetti utilizzati durante le serate. I mazzi di carte, utilizzati perché di facile comprensione, venivano portati dagli ospiti ancora incellofanati, come le risme di carta, come confermato nei decenni da chi ha avuto il privilegio di partecipare a queste serate. In rarissime occasioni Roll ha dato la possibilità ad alcuni amici di poter utilizzare temporaneamente le sue facoltà, come capitò al professor Luigi Giordano, rinomato chirurgo torinese, marito di Maria Luisa Giordano, amica fra le più care di Gustavo e sua accompagnatrice personale, che sarebbe diventata successivamente una sua biografa. Hanno scritto già un sacco di cose che accadevano durante le serate. Sì. Vuoi ricordarcene magari qualcuna, una, due particolari? Lo Chagall, che si è materializzato nella tasca di mio marito, che prese subito in mano e rimase stupito a vedere un quadro del genere. I colori erano tutti bagnati. E poi aveva scritto esperimento, omaggio Chagall, esperimento effettuato il... Lui aveva paura che si potesse speculare su questi dipinti, perché anche visti dall'occhio attento di un esperto, in realtà erano perfetti. Cominciava a parlare con un personaggio che noi non vedevamo, in francese. Diceva, comment ça va, allez-vous, monsieur Chagall? E poi disse a mio marito, adesso ti faccio fare quello che facevo io. Gli batte sulla fronte col dito, con la nocca del dito, dice, adesso ho finito tutto. Allora mio marito faceva passare la carta attraverso il legno del tavolo e poi sapeva di resina. Quando mio marito si è presentato lì da lui la prima volta, subito ha colto nei suoi occhi una tristezza. Dice, tu hai perso la mamma a 4 anni. Non gli si poteva nascondere nulla. No. Tutto quello che faceva non era magia. Lui diceva che c'era lo spirito intelligente che agiva in lui. In lui. Sempre faceva intervenire. Difatti, quando anche si è fatto nella mia tasca un quadro di Chagall, lui si rivolgeva a Chagall, che era ancora vivente. Era ancora vivente? Sì, era ancora vivente. Io sentivo solo cosa diceva lui in francese e l'altro rispondeva, però io non sentivo le risposte. Sentivo cosa diceva lui, diceva sì, va bene, sì. Insomma, non sapevo che... Poi si concentra, passa pochi minuti e mi fa, è fatto. Tiro fuori il foglio, era tutto bagnato, un quadro di Chagall inedito,
Allora lui corre in cucina, attacca il phon e lo asciuga col phon. Poi subito dopo scrive sotto apparso in un esperimento, perché sembra che qualcuno avesse commerciato quadri, sì, per autentici, di Chagall, perché... non autentici ma venuti in una modalità. Seduta, in sì. Una seduta. E invece poi una volta qui nel nostro alloggio, qui c'era un professore importante, chirurgo amico di Gigi, che l'aveva già frequentato, era entusiasta, gli aveva promesso un quadro, era venuto un dipinto di Picasso in bianco e nero, e questo aveva, dice, adesso l'ordine superiore, bisogna per forza eseguirlo, di distruggerlo. E lui l'aveva distrutto, però dice, vi prometto che un mese esatto lo rifarò per voi a colori, e dopo lo potrete tenere. E infatti è stato così. Non mi ha ricevuto subito. Mm-hmm. Ho dovuto aspettare alcuni mesi, che riceveva tutti i giorni mia moglie, e un bel giorno le ha detto, questa sera puoi portare tuo marito. Mm-hmm. Da allora ha fatto gli esperimenti davanti a me, che aveva già fatto in precedenza con mia moglie. Però lui capiva benissimo che io ero molto scettico. Una sera dice, prendete una carta da gioco, io non so qual è, nascondetela dove volete e poi venite a sedervi qui da me. Noi siamo andati in un'altra stanza dal mio amico Sesi, abbiamo aperto la libreria, abbiamo messo la carta da gioco dentro un libro, chiusa la libreria, chiusa a chiave naturalmente, siamo tornati a sederci nel salotto. A questo punto Gustavo parla del più e del meno e poi dice a mia moglie, guarda nella tua borsa. Mia moglie apre la borsa e trova una carta. Guardiamo la carta, è quella che noi avevamo nascosta in un libro, in una libreria chiusa. Andiamo a aprire la libreria, controlliamo nel libro, la carta non c'era più. E questo l'ha fatto per convincerci. Però sia io che Sesia eravamo sempre scettici, tutte e due svolgevamo un'attività chirurgica che è lontana dalla mentalità di Gustavo. Però pian piano siamo entrati nella sua mentalità, finché un giorno mi dice, voglio convincerti, e allora questa sera tu fai tutto quello che faccio io. Ha preso le mie due mani tra le sue, mi ha toccato in fronte, si è seduto dall'altra parte del tavolo e mi ha detto adesso fai quello che vuoi. E io per un tre quarti d'ora circa attraversavo il tavolo con una carta, e la carta era bollente, sapeva di legno. Come fosse la cosa più naturale far attraversare un corpo solido attraverso un altro corpo solido. Toccavo un mazzo di carte e dicevo voglio tutti i quadri. Giravano, erano tutti i quadri. Tutto quello che avevi visto? Tutto quello che ho visto che faceva lui. Dopo un'ora, circa tre quarti d'ora, un'ora, mi ha detto adesso basta. Naturalmente arrivato a casa ho riprovato senza alcun risultato. Nulla, aveva disabilitato. Era evidente. Un'altra sera eravamo a casa di amici e c'era una signora seduta su un sofà. A un certo punto mi dice, vuoi sapere che malattia ha quella signora? Ma dico, spiegami come, perché io faccio molta fatica a fare le diagnosi. Guarda bene quella signora. A un dato punto vedo da questa signora sprigionarsi dei raggi di colori diversi, no? E lui mi dice, guarda un po', sono tutti linee rette, non spezzettate, o ce n'è qualcuna spezzettata? Eh no, dico, c'è il giallo spezzettato, chiedilo un po' se hai calcoli al fegato. La signora fa, sì, ho i calcoli al fegato e dovrai farmeli togliere. Ma bisogna iniziare dalle aste per arrivare dall'asilo fino poi all'università. E poi man mano vedevamo delle cose straordinarie, fantastiche.
Le carte da gioco erano ottimali, di facile comprensione, e certe possibilità venivano meglio digerite, pur lasciando successivamente negli ospiti un'incredulità di fronte all'impossibile che si manifestava. Paola? Sì? Buonasera, sono Giovanni buonasera. Villa. Ciao Giovanni, buonasera. Ti ho raggiunto al telefono perché eravamo interessati al tuo intervento. Mi fa molto piacere, vi ringrazio di avermi chiamato. Io ti chiederei innanzitutto, quando hai incontrato Roll la prima volta, come è successo e le tue impressioni? Lo conobbi perché il nostro comune amico Remo Lugli, giornalista della Stampa, che era modenese, io vivo a Modena, venendo a Modena mi incontrò, seppe che mi interessavo a Roll, che mi sarebbe piaciuto incontrarlo, e mi invitò a Torino a casa sua e di sua moglie. Un po' a sorpresa, una sera mi fece trovare lì in casa sua quando arrivò Roll. E allora lui, ricordo che mi venne incontro, mi prese per mano, mi fece fare un giro su me stessa, dopodiché mi disse va bene, può restare. Tutta la sera fece esperimenti con le carte, mi disse che poiché era la prima volta che andavo, era bene cominciare solo, dico tra virgolette, con le carte, e sperimentò sempre con me, nel senso che le carte le toccai sempre soltanto io, muovendole, alzandole. Adesso me ne ricordo uno, per esempio, io avevo due mazzi di carte, che erano sempre mazzi di carte nuovi, che lui mi disse di mescolare molto bene. Io lo mescolai, e poi mi il mazzo sul tavolo, il mazzo fu alzato, e mi disse tienici una mano sopra. E poi mi chiese di scegliere un seme, io scelsi fiori, e lui mi disse adesso desidera che tutte le carte di fiori di questi due mazzi salgano in cima al mazzo, si riuniscano in cima al mazzo. Io espressi perplessità che il mio pensiero, il mio desiderio potesse realizzarsi, ma lui mi disse non ti preoccupare, ti aiuto io. E così siamo rimasti 30 secondi concentrati su questo pensiero, io con la mia mano sopra il mazzo di carte e lui che mi guardava sorridendo. A un certo punto mi disse è fatto. E allora io molto trepidante cominciai ad alzare le carte e tutte le carte, i fiori di due mazzi, dovevano essere una ventina, tutte erano carte di fiori. Controllai il resto del mazzo era mescolato come avevo fatto, le carte rosse, carte nere, e lui rideva bonariamente. Hai piacere a raccontarci un esperimento di quelli un po' più grandi, chiamiamoli così? Uno di pittura diretta, sì. Cioè senza contatto con il materiale. Lui di solito faceva gli esperimenti di disegno e pittura usando dei fogli normali da macchina da scrivere. Me ne fece scegliere uno, eravamo non in casa di Lugli ma in casa degli amici di Roll, e c'erano questi fogli di carta. Uno di noi prese un foglio e lui lo fece piegare in otto e lo mettemmo in mezzo al tavolo. Mi disse di sceglierne uno che me lo misi sotto la camicetta, nel reggiseno, dicendo qua non me lo tocca nessuno. Con le carte era uscito un numero che corrispondeva alla lettera P. E allora lui mi disse, dimmi un nome che comincia per P. E io dissi Paolo, io mi chiamo Paola, con poca fantasia dissi Paolo. E allora lui mi disse, vediamo se c'è un Paolo che vuol venire a dipingere qualcosa per noi. E disse, sì, c'è un Paolo speciale, c'è Pablo Picasso. E comincia a parlare in francese con Pablo Picasso, solo lui sentiva le risposte. Picasso dice che avrebbe fatto per noi un disegno che avremmo dovuto poi distruggere. Allora dice, maestro, accettiamo questo disegno, questa pittura che dovremo distruggere. A questo punto Picasso gli dice di che cosa ha bisogno, cioè di colori a guazzo, indica quattro colori, nero, rosso, giallo e blu mi sembra, un pennello di un certo numero e una tazza d'acqua. Allora Roll si alza e va nel suo studio e prende queste cose, allora li mette sulla tavola, mi dice di cominciare a descrivere una scena. Io descrissi una camera da letto con una signora seduta sul letto, i colori di una tenda, un tavolino con dei fiori sopra, un uomo che la scruta un po' da fuori, insomma una scena piuttosto complessa, volutamente e malignamente complicata. Disse, quando hai finito dimmelo, adesso ho finito. Allora lui disse, bene, è fatto. Tira fuori il foglio che hai addosso, mi resi subito conto che non era più come prima, la sensazione che la pagina fosse più spessa,
e mi disse: tuffalo nella tazza d'acqua, tutto piegato in otto come ricorderai, lo tuffai nella tazza d'acqua e lo tirai su tutto grondato e lo aprì, c'era dipinta la scena che io avevo descritto, la signora in camera da letto, il tavolino con i fiori, la tenda rossa, l'uomo che la guardava da fuori, nel tipico stile di Picasso, compresa la firma di Picasso. Noi siamo rimasti naturalmente allibiti, lui sempre sorridente e soddisfatto, ce lo fece guardare, ammirare e poi lo ridusse in pezzettini microscopici. Il particolare non secondario è che io avevo messo questo foglio piegato nel reggipetto. Voglio dire che se qualcuno l'avesse sostituito me ne sarei accorta. E lui non voleva essere definito medium sensitivo, d'altra parte non si sapeva come fare a definirlo, sì, in qualche modo sì, bisognava sì. pur farlo. Io credo che lui ci si divertisse anche a fare questi esperimenti, certo. sempre nuovi, sempre diversi, ma non erano fini a se stessi, avevano un significato per far vedere che attraverso di lui operava qualcosa di superiore. In alcuni rari casi cercarono di screditare tali possibilità, ipotizzando senza alcuna prova l'ipotesi del trucco di magia. Come accadde in seguito alla partecipazione di Piero Angela ad alcuni esperimenti. Questo è un racconto di Roll fatto a me personalmente. Mi dice Roll, forse l'ho anche scritto, infatti l'ho scritto su un pezzo su Stampa Sera, credo di allora, che non è mai stato smentito però, per cui è vero. Dice che Piero Angela è andato a trovare Roll e il racconto è di Roll. Sa che Angela è uno contro questi fenomeni. Comunque Roll dice, conoscendo Piero Angela, mi son ben guardato da avvicinarmi a lui. Dice, l'ho tenuto in casa mia nel mio salotto a distanza sempre di 3 metri. Io non mi sono mai avvicinato ad Angela. E Angela mi ha chiesto, ma è vero Roll che lei legge i libri a distanza nelle biblioteche altrui? Lui dice, sì, mi capita anche questo. Allora se lei permette, se vuole leggere, dice se vuole scelga un libro, dice Roll, nella sua biblioteca. Lui dice, no, se permette lo scelgo io nella biblioteca di un amico. E Roll dice, mi racconta, dice, va bene. Allora Angela si alza, va al telefono e ha chiamato un suo amico a Boston. L'ha svegliato, perché credo che i fusi orari fossero diversi naturalmente. Dice che l'ha svegliato e gli ha fatto prendere un libro a caso nella biblioteca, dice apri, però alla distanza sulla poltrona e gli ha detto senta, il libro l'ha scelto, adesso legga, e Roll si è messo a leggere dalla poltrona, Angela ripeteva e l'altro diceva sì è vero. Dice non solo questo ha visto, ma quando è andato e rideva Roll, dice intanto ha fatto una telefonata in America e ho pagato io, ha detto Roll, perché mi costava dal mio telefono. Poi dice quest'uomo benedetto uomo, mi dice Roll, se ne è uscito di casa mia chissà cosa gli sarà successo, aveva tutte le carte che aveva in tasca Angela, compresi i libretti di assegni, erano firmati Gustavo Adolfo Roll. Questo l'ho scritto, Angela non l'ha mai smentito, per cui è sacrosanto. In una sera in cui c'era, non c'ero io, ma c'era un mio amico medico, che allora era vicepresidente dell'Ordine dei Medici, e c'era un grande suo nemico, Piero Angela, che partecipava proprio quella sera a una seduta. In quella sera, oltre a Piero Angela, c'era questo medico amico mio e c'erano 2 giornalisti della Domenica del Corriere, che erano stati mandati dall'allora direttore della Domenica del Corriere. Compaiono ben 6 dipinti quella sera. No? E il giorno dopo viene fuori un articolo sulla stampa dove si dice, certo, era tutta carta già preparata in precedenza, messa all'interno di una giacca, il calore ha fatto uscire i colori. Si è dimenticato di dire che la carta usata da Roll era carta che era stata portata dai giornalisti della Domenica del Corriere e ogni foglio di carta era siglato dall'allora direttore della Domenica del Corriere. E questo è un particolare non da poco.
E certo, perché era carta sicuramente non trattata. Gustavo Adolfo Roll, che ha dedicato l'intera vita nell'aiutare gratuitamente il prossimo, imitando in vita Cristo, suo principale riferimento nella comprensione dell'amore divino e delle possibilità dello Spirito e di Dio, ha cercato molte volte, invano, un aiuto nella scienza. Ma si voleva che Roll si sottoponesse ai controlli degli illusionisti, dei prestigiatori, e questo lo offendeva, perché non era quella la direzione in cui si doveva guardare. Come lui ha sempre specificato, le possibilità che si manifestavano in lui non funzionavano a comando, ma quando il cielo lo consentiva, e non sicuramente in un ambiente forzato e di analisi. Più volte ha chiesto che gli venisse affiancato un assistente capace di passare con lui il tempo sufficiente alle necessarie verifiche, ma la risposta è sempre stata all'incirca questa: essendo la creazione non ancora stata provata, non è possibile indagare in tal senso e credere nello spirito e nelle sue possibilità. Domandandoci come sia possibile coniugare scienza e spirito, chiediamo a Pier Giorgio Manera. Io ho conosciuto Gustavo Roll già quando ero bambino, quindi avevo avuto 7, 8, 10 anni. Era venuto a casa mia, non questo appartamento, ma nella casa che abitavo precedentemente, e avevo aperto io la porta quando lui era entrato e avevo visto questo mono grandissimo con degli occhi chiari che ti penetravano dentro. E poi è entrato, l'ho accompagnato in sala, c'era mia madre, un'amica, non ha voluto che io stessi a vedere in quella sala, a vedere degli esperimenti o qualcosa, per cui io sono andato nella mia stanza e niente, questo è stato il primo approccio con loro. A novembre del 86, che era venuto in questa casa a trovare mia madre insieme alla sua amica, e io ritornavo dall'ospedale e l'ho incontrato sulla porta mentre lui usciva, e lui dice, siamo presentati, mi dice, ha un foglio di carta, e io ho preso un foglio del mio ricettario, gliel'ho dato, lui si è appoggiato a un tavolino, ha scritto qualcosa, ha messo la mano sopra e poi mi dice, pensi a un numero di 3 cifre. Io ho pensato al numero e lui mi dice, mi dica il numero, e io gli ho detto 4 3 4, ho alzato la mano, c'era il 4 3 4 su questo foglio del mio ricettario, mi ha fatto la dedica, poi mi ha detto, ma se vuol venire qualche sera a casa mia io invito delle persone, e forse già domani sera, e io l'indomani ero già da lui, e di lì è incominciato questa frequentazione che poi è diventata giornaliera, che sono sempre stata a casa sua o perché aveva piacere stare con me, perché si parlava, la sera andava a seguire gli esperimenti, perché lui aveva piacere di avere un medico quando faceva gli esperimenti. Sono stato 8 anni con lui fino al giorno della sua morte, che è morto in ospedale nel reparto dove io lavoravo, e quindi è stato molto assiduo. Al pomeriggio magari alle 2 arrivavo da lui, si guardava un pezzo di televisione insieme, poi si parlava, poi si ritirava nella sua stanza dove dipingeva. E l'ho accompagnato in giro, sono andato a trovarlo in vacanza, a Exleben e Mentone, dove lui andava d'estate e d'inverno. Ho visto migliaia di esperimenti e non è mai sbagliato uno, mai. Cioè, anche le profezie che faceva, quello che diceva, cadrà, o se mandava qualcuno dal medico perché c'erano dei problemi, vedeva l'aura interrotta, eccetera, non sbagliava mai. Io non ho mai visto Roll sbagliare una volta, ma io ho visto migliaia di cose, ed era un personaggio veramente che gli piaceva scherzare, quindi quando scherzava naturalmente non era il vero Roll, era un personaggio normale, come possiamo scherzare, sì. Noi.
ma quando poi si medesimava in Roll, quando doveva agire, quando, allora cambiava e lì non ce n'era, lì ti diceva tutto, o magari queste persone non diceva tutto, poi lo diceva a me perché è molto più facile dire le cose belle. Allora Roll spiegava il perché di questi esperimenti, che avvenivano, le cose che succedevano, le sue premonizioni, eccetera, perché li attribuiva a che venivano fatte dallo spirito intelligente e quindi dallo spirito di persone non più su questa terra o anche su questa terra, perché lo spirito intelligente che interveniva nei suoi esperimenti era sia di morti che di viventi, quindi non è che doveva essere per forza che lo spirito è una cosa fuori dal corpo che non può agire su di noi, però ci accompagna sempre. Per uno scienziato, se non è credente, riuscire a capire che questi esperimenti venivano da una cosa che lui non riconosce è impossibile. Per credere in Roll, prima di tutto bisogna credere in Dio e nella sopravvivenza dello spirito. Franco Zeffirelli presentò in diretta RAI Gustavo Roll, che intervenne telefonicamente per lasciare un messaggio di speranza ai giovani, proponendo una soluzione globale per risolvere i mali del mondo. Era l'11 gennaio del 1987. Vorrei lasciare la parola a un uomo eccezionale, talmente eccezionale che non lo si può definire con parole. Si può dire quello che non è. Gustavo Roll è un uomo che Dio ha mandato fra di noi per renderci migliori, per esaltare in noi stessi quelle capacità spirituali che Dio ci ha consegnato e che purtroppo il mondo non aiuta sempre a valorizzare. Non è un mago, non è un veggente, non è uno che si occupa di spiritismo, ma è semplicemente un grande illuminato. Signor Roll, pronto? È in linea? Sì. Buonasera. Buonasera. Io sono molto contenta che lei sia, anche se telefonicamente, presente a Domenica Inn. È molto gentile. E vorrei che lei, con le sue parole, desse un augurio a tutti questi ragazzi che ci circondano. Sì. E perché no? Anche ai non più giovani che sono qua o che sono a casa che ascoltano la nostra trasmissione, visto che le sue parole tutti sappiamo che fanno veramente bene. È molto gentile, molto buona. Senta. Pronto? Mi dica, sì, sono qua. Senta, mi sente? Sì, benissimo. Tu che guardi, lei mi concede 2 minuti? Sì. Allora senta bene, io questo augurio è un po' strano, ma penso che sia utile farlo. La ringrazio. Il mio augurio a questi cari giovani sta nella proposta che faccio loro. Vede, mai come in questo momento uomini di tutte le fedi e di tutte le razze si radunano ispirandosi a un desiderio di pace universale. Ma io vi dico, cari giovani, sostenete questo movimento, ma in più offritegli una forza immensa, fornendogli un mezzo di irresistibile potenza. Fate cortei e chiedete a gran voce ai 2 superuomini di Stato che con la loro autorità propongano di realizzare gli Stati Uniti del mondo. È una garanzia per i loro popoli e per tutti i popoli della Terra. E questo è il massimo strumento di difesa che gli uomini possono offrirsi reciprocamente. Nessuno si è qui mai chiesto una cosa simile. Fatelo voi, giovani, fatelo finalmente. Tutte le abitudini di vita legate alle razze e alle loro origini, tutte le filosofie che abbiano un fondamento etico, potranno coesistere e collaborare pacificamente. Una simile coesistenza consentirà all'uomo di essere sostenuto nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni. Non più eserciti armati di missili, ma schiere di tecnici dotati di strumenti di ricerca. In un mondo di stati uniti fra di loro, diviene naturale la ripartizione dei beni e delle risorse che la natura offre abbondantemente. Non si parlerà più di un primo, di un secondo, di un terzo mondo. Non vi saranno più difficoltà monetarie come stanno discutendo proprio adesso a Bruxelles.
di disoccupazione, di miseria, ma lavoro per tutti. Questo è il problema che interessa a voi, giovani in prima linea. Raccogliete questo mio messaggio. Voi giovani d'Italia e di tutto il mondo, incominciate subito a gridarlo dappertutto. Vogliamo gli Stati Uniti del mondo. Ci sarà certamente chi intende e capisce che questo è scritto nel destino dell'uomo. Ve lo ripeto, muovetevi, è il momento opportuno per farlo. Questo è il mio augurio. Grazie Rol per le sue parole così appassionate. Niente, io sono grato a Franco che mi ha dato la possibilità di lanciare questa speranza sotto la volta del cielo. Di niente, le facciamo molti auguri. E grazie a lei per avermelo consentito. Arrivederla. Un attimo. Dica? Ah, pronto? È finito. No, no, scusate, bisogna spiegare un momentino a questi ragazzi e agli ascoltatori chi è Gustavo Rol. È uno degli spiriti più illuminati che il mondo abbia oggi. Albert Einstein. Mentre discuteva con Gustavo Rol in uno dei loro incontri, alzò la mano e la frappose fra la lampada e il tavolo e disse a Rol: quando la materia si manifesta, proietta un'ombra scura, perché è materia. Dio è puro spirito. E dunque, quando si materializza, non può manifestarsi se non attraverso la luce. La luce non è altro se non l'ombra di Dio. Einstein assisteva sempre divertito e al contempo affascinato dagli esperimenti di Rol. Ne menzioniamo uno in particolare che conosciamo, confermatoci dal signor Giorgio Pedrollo, che conobbe Rol telefonicamente e che successivamente partì da Copenaghen per incontrarlo. Era il 10 giugno del 1992. Giorgio Pedrollo si è trasferito anni fa a Copenaghen. Nel 72. E ha aperto un ristorante, giusto? Sì, ristorante. Che si chiamava? Si chiamava Verona. Innanzitutto, come sei entrato in contatto con lui? Il mio caposala, veniva da New York, e lui conosceva bene Gustavo Rol. Anzi, aveva avuto una conversazione telefonica e così dice: ma perché non proviamo a telefonare a Gustavo Rol? E così abbiamo cominciato. Sì. E da quel momento poi le nostre conversazioni si sono fatte sempre più frequenti. Mi invitava continuamente di essere suo ospite in casa sua. Sì. Ma sai, io con il ristorante non è che avevo molto tempo. Però è arrivato il determinato giorno, il 10 giugno del 92, e finalmente ci siamo incontrati. Siete riusciti. C'era un vecchietto, un signore anziano, che era il portinaio, e sì, va su dove c'era i due appartamenti, cioè uniti, e dice: guardi, dottor Rol era in vita a mezzogiorno. Allora, a mezzogiorno sono entrato dentro, la prima stanza dove c'è quel baldacchino lì napoleonico. Lui piano piano si siede su una poltrona con lo schienale molto alto, sembrava un trono. Quando mi ha salutato mi ha dato una bottiglia di Aperol e dice: bevene un goccetto prima di mangiare, ti farà bene. Aperol. Non avevo messo, certo, assieme gioco di parole, la parola Aperol, ma Aperol. Aperol. Dice: quanto mi manca Elna, dice, vorrei andarmene, però non posso, dice, non mi lasciano andare. Ah. E chi è che non lo lascia andare uno come lui? Rol ti aveva chiesto di ospitare il figlio, sì, della governante, che doveva fare il viaggio con la fidanzata. Dottor Rol, dico, ma due giovani che vengono a Copenaghen, mi portano i suoi saluti e le faccio pagare la cena. Altro sorriso. E lui si prodigava per tutti. E poi mi dice: ma sa che mi sento bene vicino a lei? E io pensavo, dico, ma come? E dovrei sentirmi bene io vicino a lei? Sì. No, no. Mi disse queste testuali parole, Giovanni. Poi all'improvviso prende un foglio, eccolo qua, questo qua. Sì. Lui ha messo la mano così, ha fatto un cerchio,
scritto il numero che io non vedevo, e mi ha domandato di dire un numero di tre cifre, e io subito 221, come? E dico 221, ecco 221 fa 5, e il tuo numero è 5, e il tuo colore è il colore verde, guarda il verde. E io cercavo di vederlo però con gli occhi. Sì. Ma dice no, dice tu lo devi immaginare il verde. Allora mi sono riconcentrato con l'occhio dello spirito e ho focalizzato il verde. In quel preciso momento dice ecco, adesso ci siamo. Poi mi raccontava che quando Einstein fece questa cosa del numero, ha detto che Einstein non riusciva a capire se era Einstein che prendeva questa informazione da lui, certo. Poi era Roy che lo prendeva da Einstein. Ha detto che rideva come un bambino. Tra le molte persone che Roy incontrò e che si espressero positivamente su di lui menzioniamo Re Umberto e Maria José di Savoia, la regina Elisabetta II d'Inghilterra, Benedetto Croce, Enrico Fermi, Walt Disney, Giuseppe Saragat, Emilio Segre, Jacques Monod, Charles de Gaulle, John Cage, Giovanni Agnelli, Vittorio Gassman, Valentina Cortese, Marcello Mastroianni. E l'incontro con Krishnamurti, Padre Pio, Kennedy. E diversi nomi del panorama medico, scientifico e culturale, fra cui Achille Dogliotti, Alfredo Gaito, Massimo Inardi, gli scrittori e i giornalisti Renzo Allegri, Remo Lugli, Maria Luisa Giordano, Caterina Ferrari, Luciana Frassati, Giuditta Dembeg, Paola Giovetti, Dino Buzzati, Roberto Gervaso, Vittorio Messori, Piti Grilli e una moltitudine di gente. Agevolato dall'agiatezza economica, pur sottolineando orgogliosamente di riuscire a mantenersi grazie alla vendita dei quadri che dipingeva, era un ottimo pittore, poteva dedicarsi all'aiuto del prossimo gratuitamente. Questo aspetto purtroppo non veniva sufficientemente sottolineato dai media e dai giornali dell'epoca che scrivevano di lui. Pertanto erano meglio titoli sensazionalistici come Roll il mago rispetto a titoli più veritieri come Roll, un cristiano esemplare. E poi c'è tanta gente che confonde essere chiamato mago, è una cosa che mi disgusta molto. Come si può allenarsi a tutto questo? Attraverso una sola strada, quella della bontà e della disponibilità verso il prossimo, verso coloro che soffrono. E pensare soprattutto che non possediamo altro che ciò che diamo agli altri, che dietro non ci portiamo nulla. Casa Roll era una meta ambita. Non era né facile né difficile incontrarlo o poter assistere ad una delle sue incredibili serate. Era probabilmente solo una questione di destino. Ma c'era chi, a dispetto di chi ambiva a realizzare tale sogno, in via Silvio Pellico 31, era di casa, come Arturo Bergandi, maggiordomo e factotum della famiglia Roll. Una trentina d'anni sono stato a suo servizio, in casa sua, preparò il salone per i ricevimenti, quando arrivava Fellini, Zeffirelli, Alberto Sordi, De Gaulle, personalità. Per me è stata una persona, non dico un padre, ma di più perché ho imparato tante cose da lui. Dunque, in quella casa succedeva di tutto. Nino Rota era venuto a suonare la seconda parte del Padrino, si siede al piano. A un certo punto il dottor Roll mi chiama: Bergandi, Bergandi, venga a sentire. Allora anche io vengo, ero a fianco Roll, di là c'era il regista Fellini, e poi il dottor Roll dice: va bene, farà il giro del mondo. Lì venivano anche gente dall'estero, tutto, però io non è che mi diceva chi erano. Tante volte vedevo qualcuno che poi le vedevo per televisione. Allora dicevo: ah, quel signore lì, quell'avvocato, quel giudice che era, l'ho visto che l'ho aperto io la porta e l'ho fatto accomodare, fai tutto lì. Mi ha dato un quadro da portare giù in via Silvio Pellico, angolo Corso Massimo d'Azeglio. Lì c'era già una macchina piccola che
aspettavo questo quadro. Io arrivo molto prima del dottor Roll col quadro e la signora l'ha sistemato su questa macchina. Dopo due o tre minuti il dottor Roll esce dal porticino e questa signora lo vede e dice: ma io non sto nella mia macchina è troppo piccola, non può. Era tutta preoccupata, non sapeva più cosa pensare. E difatti è vero, la macchina era piccola, il dottore è molto alto. E quando arriva dice: dottore, io non posso farla accomodare perché è piccola. E lui ha detto: non si preoccupi, io diventerò piccolo come il professor Valletta. In un momento ero sul marciapiede, è venuto piccolo, è salito sopra e ci è stato sopra. Come quando a me certe volte sull'ascensore mi diceva: vuoi vedere che io mi allungo e vado a toccare le lampadine con la testa? E io sapevo già queste cose, perché in tanti anni che ero lì. Difatti lui si allungava, io lo guardavo ancora così, andava proprio a toccare. Cioè, sono quelle ascensore vecchie di una volta che erano lunghe, non basse. A un certo punto che andavo avanti, lì tutto, era tutto palché, saltano delle birille di acciaio. Tratinto, correvano, saltavano sul coso, io guardavo, apro la porta e dico: dottor, sì, tutti i bie cacuro. E lui mi risponde: che si preoccupa nen, vuol dire che suma nen sui. E fai. Torno indietro, le birille non c'erano più. Poi ce ne sarebbe poi da raccontare ancora, eh? Ma la regina di casa Roll era Elna Resch Knudsen, norvegese, figlia di un capitano di marina e nipote di un ministro di Stato, moglie di Gustavo Adolfo Roll. Il matrimonio si celebrò a Torino, nella chiesa di San Carlo, il 17 dicembre del 1930. Un amore che li ha uniti per oltre 60 anni e che li ha divisi nel gennaio del 1990, quando Elna partì per quella vita dopo la vita che Gustavo incessantemente proclamava e di cui aveva delle prove certe. La dipartita terrena di Elna avvenne pochi mesi prima del loro 60° anniversario di matrimonio. Le sue ceneri, come da sua stessa volontà, vennero cosparse in mare in un fiordo norvegese. La casa terrena di Gustavo Roll è ormai una meta conosciuta e molte sono le persone che vengono a ricordarlo e a leggerne la targa commemorativa, volando con l'immaginazione in quell'appartamento ormai spoglio dai suoi arredi raffinati e proprietà privata. Roll era un appassionato di Napoleone, nonché uno dei maggiori collezionisti dei suoi cimeli a livello internazionale. Si racconta che Gustavo non abbia parlato fino all'età di 2 anni, fino a quando non lo trovarono, aggrappato al caminetto della casa di campagna dove, di fronte a un'immagine raffigurante Napoleone a Sant'Elena, piangeva e gridava: «Poleone! Poleone!». Negli anni 30, a Parigi, passeggiava in una strada quando, spinto dall'istinto, chiese al portinaio di un'abitazione di condurlo nelle cantine e lì, fattosi consegnare una pala, dissotterrò uno splendido busto di marmo di Napoleone. Non tutti invece sanno che proprio in via Baretti, al numero 45, la via parallela a Silvio Pellico, al quinto piano, Gustavo Roll aveva un appartamento che utilizzava come atelier di pittura, anch'esso oggi una proprietà privata. Sul citofono appaiono ancora le sue iniziali. E all'interno dell'edificio, tra i nomi delle cassette postali, possiamo notare chiaramente il suo. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind, have no regrets, paint the sky your favorite color. Paint
All'angolo di Casa Roll, invece, attraversando la strada, entriamo nello splendido Parco del Valentino, luogo dove Gustavo Roll amava trascorrere il suo tempo in compagnia di amici e conoscenti. The lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles. Troviamo questa bellissima piccola oasi proprio in questo luogo. Un giorno, in amichevole compagnia di Fellini, Gustavo Roll attraversò il laghetto delle Anitre camminandoci sopra. Il laghetto delle Anitre, oggi oggetto di un'importante raccolta firme, iniziata il 21 dicembre 2018, in concomitanza dell'apertura della mostra fotografica Gustavo Roll e le possibilità dell'infinito, ubicata in via Nizza 11 a Torino, a pochi passi da via Silvio Pellico, che si prefigge l'obiettivo di intitolarlo Laghetto Gustavo Adolfo Roll. E darei la parola all'organizzatore numero uno, perché è la persona che fisicamente ha preparato tutte le tavole grafiche. E quindi un applauso a Giuseppe Maggiolino. A te la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa mostra nasce dalla volontà del gruppo Facebook Museo Gustavo Adolfo Roll, che si è prefissata l'obiettivo di creare nel tempo un vero e proprio museo a una persona che, oltre alle possibilità che possedeva, è stato un grande uomo che ha aiutato il suo prossimo e ha dedicato la vita al prossimo. Questo noi lo sappiamo attraverso i numerosi testimoni e gli amici che l'hanno accompagnato nel corso della sua vita. Nella storia dell'umanità poche persone sono state capaci di concretizzare veramente ciò che erano e a tramandare un messaggio che ancora oggi è vivo e vive in tutti noi. E anche attraverso le opere fisiche e metafisiche che ci sono e che ci sono sempre state. Si può sicuramente ampliare nel tempo ed è questo anche il nostro obiettivo. Ma è anche un simbolo, un modo per dare l'omaggio e il merito al nostro concittadino come un punto di riferimento per chi lo conosce e per chi ancora non lo conosce del tutto. Sicuramente il suo spirito intelligente è qui, e gli dico che gli voglio bene, ovviamente. Lo ringrazio perché anche lui sicuramente in un modo o nell'altro ci ha aiutato a creare questa mostra. Grazie. Un applauso a Giuseppe. Passerei la parola a Nereo Ferlat, che è l'unico torinese tra l'altro tra gli organizzatori, perché siamo riusciti a organizzare comunque questa mostra fotografica dove praticamente su 5 organizzatori uno solo era di Torino ed era quello più impegnato di tutti tra l'altro, quindi era quello che aveva meno tempo. Quindi un applauso a Nereo Ferlat che ci dice due parole. Grazie allo spazio 11, a Francesca, a Flavio e al proprietario Sor Colletta. Dunque, questa mostra è nata vedendo un post su Facebook, Museo Gustavo Adolfo Roll. Ho scritto a quella persona che aveva fatto il post, da lì pian piano ci siamo allargati. Sì, le cose non sono andate lisce, però pian piano ci siamo arrivati. Un plauso va anche alla compianta Chiara Barbieri, la quale appunto con il suo entusiasmo ci ha coinvolto. Peccato che poi dopo pochi giorni sia mancata, ma però
Il suo spirito è qui con noi e anche con lo spirito del dottor Gustavo Adolfo Rocchi. Ok, è il mio turno, anch'io sono uno degli organizzatori, dirò due parole anch'io. Il mio ringraziamento maggiore va a Giuseppe Maggiolino per il lavoro immenso che ha fatto per la realizzazione di questo lavoro grafico interminabile. Ognuna di queste tavole è letta con il cuore, è un'esperienza. Cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto trasformare Gustavo Roll in alcune delle tavole che poi vedrete, da un Gustavo Roll in bianco e nero a un Gustavo Roll a colori. Le immagini bianco e nero sono state portate in vita a colori grazie a Giuseppe Maggiolino. Lui si è sempre definito una grondaia, ha sempre detto che queste grandi possibilità erano opera dello spirito intelligente, erano la manifestazione di Dio, quindi accoglieva tutto questo ed era un infinito dono, tant'è che lui stesso diceva: io non posseggo, pensate l'umiltà, io non posseggo neppure quel che dono. Quindi un applauso a Gustavo Roll, che è veramente nei nostri cuori. Intanto vi ringrazio della vostra presenza e speriamo appunto che continui e ci siano tanti tanti visitatori. Anche le persone che hanno conosciuto il dottor Roll in vita e che poi saranno qualche testimonianza. Grazie a tutti. Un ringraziamento doveroso a Franco Roll perché ci ha concesso l'utilizzo delle immagini in alta risoluzione, altrimenti non avremmo potuto realizzare tutto questo. Grazie Franco Roll, un applauso. Buongiorno a tutti, oggi per me è un giorno di grande gioia perché vedere questi giovani con questo entusiasmo, con la loro professionalità e con il loro desiderio di portare avanti Roll è il risultato del nostro discorso che abbiamo fatto prima attraverso le conferenze, attraverso i libri, e quindi noi ringraziamo veramente, abbiamo bisogno di loro per poter continuare un discorso così importante, perché Roll è davvero una persona che vale la pena parlarne. Sono riuscito a fare una gran bella cosa e spero che gli dia molto successo, con la speranza di averlo per una mostra stabile e in cui forse noi amici di Roll che abbiamo avuto, che abbiamo assistito a dei grandi esperimenti, abbiamo avuto tante cose da lui, materializzazione eccetera, cose che poi ci sono rimaste, stando sempre dietro a quello che lui diceva, che noi non abbiamo niente, non ci portiamo dietro niente, quindi lasciamo tutto qui, che arriviamo a un punto che possiamo donarli al museo di Roll per continuare a farli conoscere e poter allargare questa cosa. E i suoi insegnamenti si ricollegano sempre a Dio, il cui lascito spirituale la accompagna sempre da più di mezzo secolo. L'iniziativa gratuita, che è solo il primo di una lunga serie di progetti più ambiziosi, ha riscosso un enorme successo. Persone di ogni età sono arrivate dalle più sperdute località d'Italia, qualcuna anche dall'estero, a rendere omaggio al grande Roll. E hanno partecipato attivamente alla raccolta delle firme e all'emozione nel rivedere quest'uomo straordinario attraverso le tavole espositive che ne riassumono le imprese e la vita. La mostra, come descritto ampiamente dal guestbook dei visitatori, è stata un'esperienza profonda ed emozionante, arricchita dalle diverse fotografie sulla vita di Gustavo che per l'occasione sono state trasformate dal bianco e nero al colore. Un'esperienza resa ancora più preziosa dal suo custode, il signor Mauro Maneglia, che ha saputo accogliere ogni ospite con la massima cordialità e premura e rendere l'atmosfera ancora più unica, trasformando la mostra in un accogliente salottino nel quale parlare di Roll, ascoltare buona musica e sorseggiare una tazza di tè o di caffè prima di ripartire. Lo stesso Mauro Maneglia è stato protagonista di un prodigio di Roll,
durante una serata culturale di molti anni fa, quando era ancora un giovanissimo ragazzo. Era mia abitudine girare i locali di Torino, seguivo il jazz e lo facevo con un caro amico, Carlo, che una sera mi disse: stasera non andiamo a vedere un concerto jazz, andiamo a sentire cosa ne pensa il signor Roll del mio ultimo libro. Lui scriveva dei libri e così io per occasione conobbi questa figura che io conoscevo solo per la sua fama. In realtà poi col tempo ho avuto modo di conoscerlo. E così mi trovai in via Carlo Alberto, Torino, in compagnia di questo amico, e salimmo in questo stabile molto bello, entrammo in questa casa che era una casa per metà arredata, per l'altra era completamente nel caos. Era stata data a Roll per poterla arredare col suo gusto. E quindi io mi trovai a girare intorno a questi libri e quando mi rivolsi a Roll per chiedere se potevo guardare questi libri, mi disse: i libri sono fatti per essere letti. Mi disse. E il mio amico Carlo subito disse: sì, c'è chi ha bisogno di aprirli per leggerli e c'è chi li legge senza aprirli. Col senno del poi capisco cosa voleva dire. E mentre io osservavo questi bellissimi libri, grandi, spessi, no? E a un certo punto il mio amico Carlo si alza e dice: sa, apriamo questa bottiglia, Gustavo. Io sapevo che lui non beveva, non fumava, però era un vinello che poteva anche gradire. E in quel momento lui disse: dove sono i bicchieri? Rivolgendosi a Roll, e lui disse una cosa che mi è rimasta impressa: stai fermo lì che adesso arrivano i bicchieri. Quindi io mi aspettavo di vedere qualcuno uscire con un vassoio, con questi bicchieri. In realtà non c'era nessuno, eravamo solo noi tre. E la prima sensazione forte che ho avuto è quando cade un fulmine, quando l'aria diventa un po' particolare, ho sentito i peli del braccio che si raddrizzavano. E dopodiché la mia attenzione è stata attirata da una specie di gelatina trasparente che si manifestava come un qualcosa che non era fuoco. Infatti mi ricordo che avevo strizzato gli occhi e mi ha incuriosito questa massa informe, che poi informe non, insomma, non è più stata, visto che sono diventati tre bicchieri. Tre bicchieri uguali, dei flu, tutti uguali. Solo uno era leggermente meno trasparente degli altri. Oggi, dopo 30 anni, riesco a capire, apprezzare di più. Perché Roll poi nel tempo ho avuto l'occasione di conoscerlo meglio per le sue qualità interiori come persona. Fino allora era un personaggio curioso per me e quindi sono stato contento di poter avere l'occasione di conoscerlo meglio attraverso i racconti di chi l'ha conosciuto, le testimonianze, e quindi oggi mi sento molto più ricco di informazioni. Tu sei stato custode, quindi eri la persona che fisicamente era lì a ricevere gli ospiti, i visitatori. Cosa ci racconti? Che è iniziato un compito per me non facile, perché non mi sentivo, diciamo, attrezzato per poter dare informazioni a chi ne dava me, perché io ne ho ricevute tante. Però è stato un periodo di grande conoscenza e piano piano mi sono sentito adeguato al posto e oggi posso dire di avere contribuito nel mio piccolo, ricevendo in modo sincero le persone e avendo sentito cose che mi hanno arricchito personalmente. Quindi è stato uno scambio e naturalmente io posso dire, l'ho già detto, che sono molto grato a tutti quelli che hanno realizzato questa occasione che mi ha arricchito personalmente e che credo che non finirà mai. Perché poi è questo, la trasformazione, come diceva Roll, le cose non muoiono mai, si trasformano. Io sono felice di aver fatto parte di questa trasformazione e ringrazio tutti. Grazie.